Bentrovati ad un nuovo appuntamento con la rubrica Tu per tu del metropolitano.it. Siamo oggi al Calaiunco Beach Club in compagnia della dottoressa Valeria Giannotta, ricercatrice in relazioni internazionali presso l'Università Cattolica Sacro Cuore di Milano, Facoltà di Scienze Politiche, nonché presso il Centro Studi Europei dell'Università di Ankara. Benvenuta e grazie per la cortesia e la disponibilità dimostrata al nostro giornale. Grazie a voi per l'invito. Negli studi da lei compiuti si occupa prevalentemente di quelle che sono le relazioni in Turchia tra religione e nazionalismo e nonché del processo di democratizzazione attualmente in corso nel paese. In tema di democratizzazione, pensa che un forte cambiamento dell'assetto istituzionale del paese possa avvenire anche in questo preciso momento storico, soprattutto alla luce delle le recenti elezioni politiche che hanno visto la vittoria, anzi la riconferma per la terza volta del partito AKP come partito di governo? In realtà la maggiore spinta riformatrice è avvenuta nei primi due mandati dell'AK Party, cioè dal 2002 fino al 2005, quando si sono avviati i negoziati per l'accesso all'interno dell'Unione Europea. Dopo il 2005 in realtà si è subito un brusco rallentamento dovuto prevalentemente anche a questioni di politica interna, quindi forti braccia di ferro tra il partito al governo che ha un dichiarato background islamista e l'establishment kemalista. Da quel momento in poi, quindi dal 2005 fino al 2007 e in realtà fino a tutt'oggi, la spinta riformatrice ha subito un brutto rallentamento. Attualmente in Turchia si sta vivendo un periodo di forte contrasto all'interno delle istituzioni dello Stato, in cui anche la libertà di espressione è molto limitata. Tra gli obiettivi del primo ministro Erdogan figurano tra gli altri la revisione della carta costituzionale, l'attribuzione di maggiore potere al capo dello Stato rispetto al primo ministro e anche il rimodellamento del potere militare. In questo senso quello che è accaduto il 29 luglio 2011, cioè le dimissioni di varie cariche militari nel paese turco, pensa che possa incidere appunto questo evento storico epocale sulla stabilità del paese e in che modo? Cioè contribuendo a rafforzare la stabilità del paese oppure che possa essere un elemento un po' di frana o comunque di instabilità? Allora, il tutto è l'esito di un percorso che è stato avviato con i processi di democratizzazione e quindi di riforma interna del paese, che è culminato con la chiamata alle urne del 12 settembre del 2010, quando la popolazione è stata chiamata a votare a referendum, quindi un plebiscito popolare, in base all'emendamento di alcuni articoli della Costituzione che prevedevano il ridimensionamento dei poteri di alcuni organi giurisdizionali, quali la Corte di Giustizia e anche il potere dei militari. L'esito elettorale del referendum ha dato il 50%, cioè il 50% della popolazione turca ha dato ragione, quindi ha sostenuto la proposta avanzata dal governo Erdogan. Sfortunatamente per il governo però, nelle elezioni del 12 giugno del 2011 non si sono ottenuti abbastanza seggi in Parlamento per emendare unilateralmente la Costituzione. Per cui all'interno del Parlamento si stanno cercando di creare delle coalizioni affinché si possano emendare la Costituzione del 1982, che ricordiamo ancora vigente in Turchia, ed una Costituzione militare, quindi che conferisce ai militari il potere di intervenire negli affari politici interni. Il giugno scorso si è dimesso il capo di Stato Maggiore, il luglio scorso, il capo di Stato Maggiore Kochaner, e questo viene considerato un elemento epocale all'interno della storia politica della Turchia, perché sottolinea che i militari comunque hanno acquisito una sorta di consapevolezza democratica di quello che è il loro potere. In precedenza non si sarebbero avute delle dimissioni, ma si sarebbe avuto un colpo di Stato. Quindi questo può essere considerato un elemento di forza dell'attuale politica di Erdogan. Quindi ritiene che il primo obiettivo del Premier, cioè quello di arginare un po' il potere militare e quindi di fare in modo che il potere militare non sovrasti il potere legislativo, sia stato raggiunto e quindi sia un problema già archiviato all'interno della realtà turca, o che comunque il Premier appunto dovrebbe comunque mantenere dei contatti con questa forza, che comunque è sempre una forza politica, pur essendo una forza militare, essendo comunque stata radicata nel paese da tempo, insomma? All'interno dei rapporti tra il governo Erdogan e i militari si possono individuare tre fasi diverse.
Le riforme che hanno coinvolto tutto l'assetto militare sono avvenute in un primo momento sotto l'ombrello europeo, quindi all'interno di alcuni criteri ben precisi che avrebbero avviato il paese alla maturità democratica. Dal 2007 in poi, in realtà, ci sono stati degli avvenimenti di politica interna. Ricordiamo anche un nuovo tentativo di discreditare il potere Erdogan agli occhi della popolazione, accusato di avere un'agenda islamica nascosta da parte dei militari, e per cui si è avviato un braccio di ferro molto più forte tra i militari e il partito. Bisogna dire che alla luce di questi fatti in realtà ci sono degli avvenimenti ancora poco chiari all'interno dello spettro politico turco, della realtà quotidiana della Turchia. Il fatto che molti ex generali e molti militari sono finiti in carcere sotto la luce del caso Ergenekon, perché accusati di complottare contro il governo e di voler organizzare dei nuovi colpi di Stato. In realtà molti dei casi sono ancora in attesa di giudizio, e molti dei casi non si basano su delle prove concrete. Quindi anche attorno alla legittimità del governo di avviare dei procedimenti giudiziali nei confronti di questi militari ci sono comunque dei forti dubbi. La religione è un altro aspetto importante della realtà turca. La maggior parte della popolazione professa l'islamismo, tuttavia, nonostante che lo Stato si professi uno Stato laico, all'interno proprio delle cariche politiche esiste il Ministero per gli Affari Religiosi. Questo processo quindi di democratizzazione, alla luce appunto degli studi, delle analisi che fa quotidianamente sul territorio, ritiene che possa incidere in questo senso, possa anche in qualche modo sradicare quello che è la religione dal potere di palazzo, oppure che comunque questo aspetto rimanga, insomma, radicato nella realtà musulmana? Il Ministero degli Affari Religiosi appartiene a una struttura costituzionale ben definita, che fa riferimento alla Costituzione turca e alla fondazione della Repubblica di Turchia voluta da Mustafa Kemal Atatürk nel 1923, in cui uno dei principi fondamentali è il laicismo dello Stato, il secolarismo alla turca, che è una sorta di contenimento di tutte le correnti religiose. Proprio per questo è stato creato il Ministero degli Affari Religiosi, in turco detto Diyanet, che aveva lo scopo di creare una sorta di islamismo illuminato, e quindi un islamismo contenuto all'interno di un apparato prettamente laico, con un orientamento rivolto verso Occidente piuttosto che al Medio Oriente. Quindi l'orientamento della Turchia verso una forma di governo, una forma statale più occidentale che medio orientale, si deve proprio alla forma costituzionale dello Stato, a determinati principi sanciti dalla Costituzione e definiti intoccabili, che sono i primi 5 articoli della Costituzione. In realtà, più che l'esserci del Ministero degli Affari Religiosi, quello che viene dibattuto attualmente in Turchia è il fatto che al governo ci sia per la prima volta nella storia un partito con un background dichiaratamente islamico. Questo era stato del tutto inaccettabile negli anni precedenti, tant'è vero che lo stesso Erdogan e il primo ministro Gül, che in precedenza militavano in un altro partito dichiaratamente islamico, hanno visto la chiusura del partito mano militare nel 1998. Quindi questo è. E in merito invece al cattolicesimo, diciamo che una minoranza della popolazione turca professa appunto la nostra religione, con non poca difficoltà, penso. Quindi questa democratizzazione che si auspica in Turchia, secondo lei può aiutare anche quella piccola parte della popolazione turca a esercitare ancora di più e con maggior garanzia il proprio diritto a professare la religione cattolica? In realtà, per quanto riguarda il cattolicesimo, si è un'esigua minoranza della popolazione. Vi sono delle chiese cattoliche sia a Istanbul che ad Ankara che in altri centri dell'Anatolia, e per quanto ne so io, in realtà vi è abbastanza libertà di religione. Anche il governo Erdogan, soprattutto per quanto riguarda le minoranze religiose, sono prettamente alevite, quindi un ramo della religione musulmana, dell'islamismo, ha avviato una sorta di apertura democratica nel 2007, per cui in realtà non si registra una sorta di oppressione nei confronti delle minoranze religiose. Questo no, perché anche perché il tutto è tutelato dalla laicità dello Stato.
Ringraziamo infinitamente la disponibilità della dottoressa Valeria Giannotta. Si trattiene tanto in Italia ancora per le vacanze oppure sono in dirittura d'arrivo? Ancora d'arrivo, 2 giorni e ritorno in Turchia. Va bene, grazie per la disponibilità, grazie ancora e buon lavoro. Grazie a voi.